50 anni fa, esattamente l'8 giugno del 1970, lo scrittore Tom Wolfe su New York Magazine coniava il termine radical chic. Tommaso Ricci. Ci sono parole o espressioni che all'improvviso entrano in circolazione nel lessico pubblico dotate di un magnetismo tutto speciale. Bene, 50 anni fa lo scrittore e giornalista americano Tom Wolfe coniava il sintagma radical chic, che dimostrò una straordinaria energia espansiva in molte lingue del mondo, segno che il fenomeno sociologico, culturale e politico che sosteneva il termine era diffuso un po' ovunque. Gauche caviar, sinistra al caviale in Francia, salon communiste, comunista da salotto in Germania, da noi è rimasta in auge la versione anglofona. Beh, Tom Wolfe, autore del Falò delle vanità, l'aveva creata dopo aver partecipato ad una cena di intellettuali progressisti nel lussuoso attico di Leonard Bernstein a New York, in cui tra uno champagne e una tartina si inneggiava alle Black Panther, il movimento di protesta violenta che stava mettendo a soqquadro l'America. Da allora la storia ha avuto nel mondo innumerevoli repliche, innescando la trasformazione anche antropologica della sinistra, Pasolini, Docet, spingendo sedicenti sostenitori dei movimenti popolari nei fortilizi ben difesi e ricchi di comfort delle élite, in cui echeggiano però sempre parole sussiegose e atteggiamenti di sufficienza verso il popolo sudato e beota. Grazie a Tom Wolfe, tutto questo ha un nome: radical chic.